Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati nel canale. Oggi nuovo video dove vi mostro tutti gli ultimi acquisti fatti in campo make up. Beh, come sempre non posso non mostrarvi tutti i prodotti acquistati per quanto riguarda il make up. Ormai sono invasa dal make up, ormai è la mia malattia, quindi non so più cosa comprare perché c'è tanta roba veramente da comprare. Io ogni nuova uscita, ogni cosa che mi colpisce, non posso fare a meno di prenderla. Allora, vi vado a mostrare innanzitutto in ordine cronologico appunto dei miei vari acquisti e vi mostro un prodotto comprato su Sephora e sto parlando della Naturalize di Too Faced. Io questa l'ho mostrata sulla mia IGTV perché, per chi non lo sapesse, ho aperto anche un canale su Instagram, la Instagram TV, quindi se vi fa piacere appunto andate a seguirmi anche lì. E lì praticamente il mio nome è Eliana_Carrieri, tutto in minuscolo, quindi lì potrete anche trovare il mio canale Instagram, quindi vedere i video. Ne ho girati giusto un paio per tenervi appunto aggiornati velocemente, quindi anche molto più immediato rispetto a YouTube. E nulla, ma vado a mostrarvi appunto la palettina della Too Faced, che okay, guardate il packaging, già la scatola esterna è fantastico, ha questo color avorio, quasi diciamo color cipria, con tutti questi ricami in rilievo, anche la scritta dorata in rilievo, meravigliosa. Si sfila in questo modo e all'interno c'è un'altra scatolina qui tutta dorata specchiata, dove andando ad aprire appunto è contenuta la nostra palettina. All'interno c'è la brochure classica che troviamo sempre in tutte le palette, diciamo sia di Too Faced ma anche quelle un po' più importanti, dove ci sono dei consigli make up su come utilizzare i vari ombretti. Ma la cosa appunto principale è questa fantastica palette. È cambiato il packaging di questa, io possiedo una sempre Too Faced che è la Boudoir, se non ricordo male, appunto con il packaging di latta, mentre questo è praticamente forse una confezione molto più lussuosa in plastica rigida, ma poi è anche in rilievo, cioè che dirvelo ragazze, è fantastica. E praticamente sembra una clochette, una pochette da portare in mano quando magari si va a dei ricevimenti, per quanto è bella. Appunto è rifinita tutta con il dorato, ma poi il cuoricino qui dell'apertura la rende ancora più particolare. Al suo interno appunto troviamo un grandissimo specchietto con il logo Too Faced, che vado a coprire altrimenti vi acceco, e poi gli ombretti sono appunto questi qui. Guardate che meraviglia di colorazione, è una palette appunto dai toni nude, ma secondo me è molto completa sia per un look da giorno che da sera. Ma poi ragazze, la profumazione è qualcosa di eccezionale, cioè praticamente gli ombretti profumano di cocco, e che ve lo dico a fare, è qualcosa che io amo pazzamente. Non potevo non acquistare questa palettina, magari ho acquistato prima questa di tante ultime uscite che magari mi hanno ispirato meno, ma questa appunto non potevo farmela scappare, mi piace da impazzire. Poi altro acquisto fatto appunto in ordine cronologico è un acquisto fatto dal sito tanto amato mio, tanto amato, di Pink Pants, questa palette qui che è la Revolution Camouflage Corrector. Quindi è la palette di camouflage in crema, e che bello anche la confezione esterna, qui è tutta in questa mimetica, in questa confezione mimetica, con questa parte beige, con tutti i colori riportati della palettina al suo interno. Veramente bellissima, adesso vediamo se riesco a trovare anche il prezzo. Sì, praticamente siccome c'era lo sconto io l'ho pagata 8,97 euro. Quindi guardate che meraviglia è anche il packaging esterno, in questo color crema, meraviglioso, più che crema è anche un rosa direi, sì diciamo è molto neutro, con sempre il mega specchietto all'interno di queste fantastiche palette, e questa è appunto la palette di camouflage. E quindi abbiamo dei rosa, dei verdi, dei lilla, del giallo illuminante, ma anche poi c'è secondo me anche un illuminante vero e proprio, che è questo qui appunto per creare i punti luce. Poi c'è questo che viene chiamato in gergo proprio make-uposo, in gergo proprio tecnico, il bellettono, che dovrebbe essere quello che dà rossore un po' alle guance,
così come si chiamava in passato, però tecnicamente quel colore viene chiamato così. Quindi qualche mia collega truccatrice, make-up artist, sa di che cosa sto parlando. E appunto in offerta, ripeto, questa palette l'ho pagata 8,97€ perché c'era uno sconto del 20%. Poi, altra palette è questa qui, ma questa io l'ho ricevuta in omaggio appunto per aver fatto un ordine dei prodotti di Make Up Revolution. E Love the Revolution, eccola qui, questa è. Guardate che meraviglia, è questa palette al suo interno, ha questo cuore qui fantastico che mi piace tantissimo, ha dei colori sia matte, ma direi anche... questo è molto matte, quindi è un colore secondo me di intersezione per la piega fantastico, così come questo. Poi c'è un punto luce, poi ci sono tutti i colori shimmer, quindi guardate che belli, proprio per un look completo alla fine. E poi c'è questo color lilla, perché forse dalla camera non si vede, comunque è un lillaceo sia come punto luce, ma secondo me può essere utilizzato anche magari da illuminante se uno vuole anche azzardarsi. E questo è stato l'omaggio. Poi altra palette ordinata è questa della Essence, che è la Go for the Glow, che è questa qui, che io come l'ho vista sul sito l'ho acquistata immediatamente, l'ho voluta prendere immediatamente. Anche al suo interno c'è lo specchietto. E questi sono poi, ecco, vi copro questo, e questi sono gli illuminanti contenuti appunto nella palette. C'è questa con i colori sul verdino, c'è quella appunto sui colori del, diciamo, un illuminante sul bianco, però che ha delle perlescenze violacee, mentre quella verde ha delle perlescenze dei luccichi sull'argento, questa sul violaceo, e poi anche questa qui sul rosa ha delle cangianze sul lillaceo. Allora, adesso vediamo se riesco ad aprirla, così ve la swatcho e ve la faccio vedere. Ecco qui, vediamo, senza rovinarla. Allora, questo è quello azzurro, questo è quello bianco e appunto ha queste cangianze sul lilla, mentre questo è quello rosa, che appunto è più rosato, per anche questo è sul lilla. Vediamo se sulla mano, ecco qui, e questi sono gli swatch. Cioè, meravigliosa, ragazze, che cosa ve lo dico a fare? È una palettina veramente molto sfiziosa, mi è piaciuta poi anche il packaging, quindi non potevo farmi scappare una meraviglia del genere. E questa l'ho pagata 6,49€, quindi questa pagata 6,49€. Altra palettina Essence invece è la The Glam to Give a Damn, penso che si pronunci così, perdonatemi se non è questo il nome, ed è una palettina occhi viso, è pagata 7,49€. Guardate il packaging esterno, cioè è meraviglioso secondo me, guardate, tutta fiorata, e io quando l'ho vista mi è piaciuta tantissimo. Anche qui c'è lo specchietto e appunto la palettina al suo interno si presenta in questo modo, appunto degli ombretti ma anche dei prodotti viso, quindi, che poi prodotto viso secondo me è solo uno, perché è un blush molto iridescente, quindi secondo me è bello per l'estate perché lo potete utilizzare anche come illuminante, però nessuno ci vede appunto ad utilizzarlo anche come ombretto. E quindi ci sono dei colori shimmer, ci sono dei colori, sono presenti anche dei colori, non riesco a staccarlo, comunque dei colori appunto matte, quindi per un look completo. Anche questa palettina mi è piaciuta tantissimo per quanto riguarda il packaging. Allora, poi rimanendo sempre in tema viso, sempre della Essence, io ho acquistato questo blush in salvietta praticamente. Spero che si riesca a vedere, ecco qui. Io ero convinta che fosse un blush dal sito, non avevo ben capito, pensavo fosse una cialdina di blush con questo cartonato qui, invece no, sono delle salviette appunto che fungono da blush. Comunque è una collezione in edizione limitata, che è la Kisses for Italy, appunto sono dei blush in carta, e questa va a richiamare Amalfi, quindi è la 01 Amalfi's Love Story, ed è un blush appunto in patch. Sono delle salviettine che vanno a colorare il viso, ecco qui, guardate, appunto sono delle salviettine, pagati 3,29€. Poi
Ho acquistato, siccome sul sito di Pink Panda è arrivato NYX, ho acquistato praticamente questo primer per i glitter, perché ormai mi sono così fissata, sono andata in fissa in questo periodo per i glitter, per i pigmenti, quindi non potevo non prendere il primer di NYX, che viene tanto appunto decantato e tanto consigliato, quindi ero curiosa appunto di provare. Vi dico la verità, ancora non ho avuto modo di provarlo. Comunque questo qui è il glitter di NYX, il primer per gli ombretti, per i glitter, viene 8,99 euro, quindi veramente curiosissima, perché può essere utilizzato sia per gli occhi ma anche per le labbra, per applicare il glitter alle labbra, quindi vedremo come si comporterà. Allora, altro prodotto sempre della iEarth, anzi questo è un prodotto della iEarth Revolution e non di Revolution Makeup, è questo nuovissimo rossetto Mermaid, ha un packaging fantastico da 4,99 euro, io l'ho avuto con uno sconto del 20% e l'ho pagato 3,99 euro, vedete che bello, mi ricorda appunto proprio la coda delle sirene, e questo è il rossetto al suo interno, guardate che meraviglia che è. È comunque un rossetto iridescente che io ho voluto acquistare puramente per mero collezionismo. Ci sono comunque diverse tonalità e io sono curiosa di prendere anche quelli colorati, appunto per vedere come si comportano sulle labbra. Comunque questo effettivamente io l'ho acquistato proprio per collezionismo. Allora, altro prodotto di Makeup Revolution è finalmente, sono riuscita ad acquistarlo, è il Conceal e Define, quindi è un full coverage concealer, è appunto per il anche per il contouring, quindi è un correttore. Io ho acquistato il C11, sono andata un po' così a intuito, vi dico la verità, perché non conoscendo, non avendo da vicino non sapevo effettivamente il colore. Infatti questo è un colore molto molto scuro per la mia pelle, però sicuramente ne farò buon uso per quanto riguarda le clienti, o comunque potrò andarlo a miscelare, siccome tende un po' sull'arancio potrà anche coprire le occhiaie, quelle un po' più violacee, quelle un po' più scure. Effettivamente è un po' scuro per me, però vi dico che già la consistenza è fantastica, e già avendo soltanto sbocciato ha un'ottima coprenza e un'ottima proprio al tatto, è meraviglioso, vi voglio già così, mi piace tantissimo anche a sentirlo così al tatto. Comunque questo qui è nello specifico la colorazione C11, che comunque è scuretta per me, è il concealer, quindi io l'ho pagato offerta da 5,99 a 4,79, sempre con lo sconto del 20%. Altro correttore sempre di Revolution Makeup è il Focus and Fix, eccolo qui, e questo invece effettivamente è molto più chiaro, il pennellino è quello classico tipo quello dei lip gloss, ed è questo lo swatchino, ed è, ecco, questo magari si matcha molto molto meglio rispetto a quell'altro che era molto più scuro. Questo è comunque molto più simile alla mia pelle, tende leggermente un po' più sul rosino, vi dico la verità, però ecco, tutto sommato una volta steso appunto va ad amalgamarsi molto meglio con la pelle. Vi dico che l'altro è molto molto più coprente, cioè proprio visto così anche da swatch. Questo sembra quasi che si insinui un po' nelle pieghettine, però vi ripeto, è uno swatchino, mentre l'altro rimane completamente uniforme. Fix pagato da 2,45 euro soltanto 1,96 euro, quindi ne balza la pena. Rimanendo sempre in tema di concealer, quindi di correttori, ho acquistato il correttore di questa nuova marca Aura, che io non conoscevo, almeno nuova per quanto mi riguarda, ed è il Correct Me Concealer, dice lo Skin Imperfection and Dark Circle Corrector, quindi comunque va a coprire appunto le imperfezioni. Questo è il 306 Natural e questo l'ho pagato da 4,99 euro, 3,99 euro, anche questo era in offerta appunto Aura. Vediamo, ve lo swatcho qui, e questo qui è vero che l'ho messo sulla parte più scura della mano, perché comunque è abbastanza abbronzata, però guardate, anche questo va a mixarsi con l'incarnato, è da provare anche questo. Il mio preferito rimane comunque
questo qui al momento anche da swatch, peccato che è scuretto, devo vedere di mixarlo con qualche correttore un po' più chiaro per vedere. Comunque questo qui, anche questo si è matchato perfettamente con l'incarnato. Ultimo prodotto per quanto riguarda il sito di Pink Panda, oggi mi muovo da un lato all'altro, scusate anche se sentite un rumore di sottofondo, ma ho ucciso il pinguino perché è impossibile stare senza aria condizionata. E ultimo prodotto, appunto dicevo, è il rossetto della Essence, questo qui, che era un rossetto che io sinceramente non avevo visto. Ed è il Color Up Shine On Lipstick, questo nella tonalità 05 Spice Latte. E praticamente io questi rossetti nello stand qui non li avevo visti. Adesso non so se perché purtroppo vanno a saccheggiare gli stand, ma onestamente non l'avevo trovato. Guardate che meraviglia è questo colore. Forse dalla camera sembra un po' più scura adesso vedendo il riflesso, poi non lo so come lo vedrete voi. E questo è appunto lo sguaccino, e questo è il colore, ecco la profumazione, è gradevole, sa di caramello, però è una profumazione molto molto lieve, quindi non è molto invadente. Ecco, questo è un colore, quindi rimaniamo sempre nei miei colori nude. È comunque un colore, un rossetto cremoso, e che io adoro, per me non c'è differenza tra i matte e i cremosi, io li amo tutti, quindi mi piace veramente tanto. Ma poi questo mi piace tantissimo il packaging, vi dico la verità. In ordine cronologico, quindi questo è l'ultimo fatto da Sephora, che mi è arrivato con questa scatola qui, quella classica. Ho acquistato la famosissima Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills. Ero indecisa su acquistare la quell'altra, quella gialla, la Glam, che adesso non ricordo di preciso come si chiami. Però io ho voluto acquistare innanzitutto la prima, quella di questa tipologia, e anche per quanto riguarda il colore, perché sapete benissimo che io amo tutte le tonalità di rosa, di lilla, quindi non potevo farmi scappare la possibilità di acquistare questa palettina di Anastasia. Io posseggo una palettina degli illuminanti di Anastasia Beverly Hills, che me la sono fatta acquistare da una mia amica quando è andata negli Stati Uniti, e quindi sinceramente non potevo adesso esimermi dall'acquistare finalmente, adesso che è arrivata in Italia, la famosissima Modern Renaissance. All'interno appunto troviamo lo specchietto, c'è il pennello, e questi sono tutti fantastici, fantasmagorici colori che io sto adorando. Diciamo che questa va un po', oppure è lei che è andata un po' seguendo questa scia della Huda Beauty, se la Rose Gold, intendiamoci, più o meno richiama un po' quei colori sul rossiccio, sul dorato, ma poi è una palette secondo me molto molto versatile, perché ha sia colori nude, colori un po' più accesi, colori di transizione, a colori per il punto luce, ma anche per le sfumature. Magari alcuni ho sentito che non c'è un nero, però per me non c'è problema, perché io uso il nero veramente molto poco, ma alla fine c'è anche questo marrone, guardate che è scuro, che comunque può essere appunto da ombreggiatura, come per intensificare il tutto. Una palettina meravigliosa, in vellutino, ho paura proprio di sporcarla, comunque veramente fantastica. Che dirvelo ragazze, io la amo già. Allora, all'interno io ho scelto come campioncini, perché adesso se ne possono scegliere due, non più tre, e praticamente ho scelto il fondotinta, il Make Up Forever, quello, il Water Blend, il campioncino, questa nella tonalità R250, quindi andrò a provarlo, e l'altro invece è il Dior Backstage, quello quindi sempre fondotinta, però della Dior. Vi dico la verità, sono alla ricerca di un buon fondotinta da poi utilizzare da settembre, quindi mi sto buttando un po' su tutti i brand per vedere effettivamente poi quale sarà quello che conquisterà il mio cuore, perché per chissà chi mi segue, che io non uso tanto il fondotinta, quindi se troverò un fondotinta veramente che mi aggrada, comincerò ad utilizzarlo in modo costante anch'io. Allora, io ho fatto l'ordine da Sephora non solo perché volevo acquistare appunto la palettina di Anastasia, ma anche perché era arrivata una promozione che acquistando un prodotto si potevano avere 4 mini size della Benefit, e quindi io non potevo farmi scappare l'opportunità. Il tutto è arrivato confezionato anche nella scatolina più piccola di Sephora, e all'interno c'erano il The Pore Professional, che nella versione proprio mini mini mini, io
diciamo, questa è proprio la versione campioncino. Guardate quanto è sfizioso, bellissimo. Io ho la, diciamo, travel size, che comunque è una bella misura che mi sta durando veramente tanto. E questa invece è proprio la miniatura della The Poor Professional. Poi ho trovato, quindi loro, non ho trovato, loro diciamo hanno mandato il Nutrient Rich Primer for Fuller Looking Brows, quindi penso e deduco che sia un primer per le sopracciglia, credo, che adesso andrò a pedire qui con voi, che è questo qui. Guardate che bello, cioè, ma le confezioni, io come potevo farmi scappare l'opportunità di ricevere questi prodotti? E appunto in questo modo qui. Bellissimo anche il packaging esterno, vabbè, tra Too Faced e Benefit, cioè i packaging sono meravigliosi. Poi c'era il Dairy Real, che è questo, il Fuller Looking Lip One Step, One Easy Step, quindi praticamente è il rossetto, il The Real, che è questo qui, nella tonalità Renzi Raspberry, che è il rossetto, guardate che meraviglia che è veramente, cioè ragazzi è meraviglioso, che è questo qui, che ha il doppio colore, cioè nella parte superiore più scuro e nella parte centrale chiaro, quella proprio per l'effetto ombre. Ma poi anche la, cioè il packaging solamente per 1000 punti è fantastico. E ultimo prodotto appunto di questi 4 prodotti in mini size è il Bad Gal Bang, quindi dovrebbe essere il mascara volume, quindi il mascara volumizzante, che è questo qui, anche in questo caso il packaging esterno molto bello, e questo è il mascara interno, quindi proprio è il mascara, la mini size del mascara. Mi dispiace anche aprirla, però voglio farvi vedere, ah che meraviglia! Guardate lo scovolino, cioè è fantastico, gli scovolini che io stramo perché sono di quelli stretti e quindi che vanno a pettinare, ma poi questo è anche volumizzante, quindi fantastico. Bene ragazze, il video sarà durato un'eternità perché sicuramente mi sono dilungata troppo come al solito. Spero che tutti i miei acquisti vi siano piaciuti, fatemi sapere se anche voi avete acquistato qualcosa come quelle prese da me, fatemi sapere se anche voi vi siete fatti tentare da Anastasia Beverly Hills, che finalmente è arrivata in Italia. E nulla, come sempre vi ringrazio per aver guardato il video, lasciate tanti like, commentate se vi fa piacere, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte, attivate la campanellina e io come sempre vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!